E salve a tutti ragazzacci e benvenuti in un nuovo video e bentornati sul mio canale. La notizia che tutti quanti stavate aspettando e che avete chiesto a gran voce in queste settimane di FIFA 23. La mod per FIFA 23 c'è ed è una mia creazione, la JD mod per FIFA 23, che comprenderà le licenze per Lazio, Atalanta, Napoli e Roma. Le quattro squadre italiane non licenziate con tutti i loro kit, loghi, eccetera, eccetera. Tutto licenziato, tutto originale. Come sapete le mod sono soltanto per PC, quindi vi anticipo, è inutile che scrivete nei commenti, va bene per PS4, per PlayStation, per console, badabum badabam. No, le mod sono solo per PC. In questo tutorial adesso vi farò vedere come si inseriscono le mod e come si scarica la JD mod che vi permetterà di giocare con la Serie A licenziata. Ci tengo a fare un grandissimo ringraziamento alla community e ai ragazzi di FIFER che hanno provveduto a lavorare appunto sugli applicativi che permettono l'inserimento di queste mod e soprattutto la creazione di queste mod. Quindi un grazie infinite a questi ragazzi che ci mettono un grandissimo impegno e soprattutto ci permettono di poter lavorare a questi contenuti incredibili. Quindi il primo passo, ragazzi, è proprio quello di scaricare il gestore mod del FIFA Editor. Quindi andate sul sito di FIFA Editor Tool, trovate comunque il link in descrizione e andate su scarica. Vi si aprirà una finestra mega, dovete andare a cliccare su scarica. Io ovviamente già l'ho scaricato. Al termine del download vi si salverà un archivio RAR e servirà comunque un applicativo di terze parti come WinRAR per estrarlo. Quindi ragazzi, quando vi trovate l'archivio .RAR dovete dearchiviarlo per poter accedere all'interno del FIFA Mod Manager. Poi non dovete far altro che cliccare sul punto sull'archivio RAR ed estrarre questa cartella nel desktop, così facendo, oppure fare clic destro e fai estrai direttamente senza chiedere conferma, oppure estrai in una cartella specifica a seconda di dove volete mettere il vostro FIFA Mod Manager. Il secondo passo da fare e appunto scaricare la mod, trovate il link qui in descrizione, quindi cliccate sul link e andate su download. Vi si scaricherà anche in questo caso un archivio RAR come questo qui, JD mod, dove appunto è contenuta la cartella che andrete poi a trascinare all'esterno. Ovviamente servirà una parola chiave e qui voglio arrivare a un punto importante. Come sapete, nello scorso anno ci sono stati un po' di problemi riguardo la fruizione delle mie mod, quindi ci tengo a specificare che il tutorial di questa mod, ovviamente anche il contenuto di questa, è un'esclusiva per il mio canale, in quanto io sono il creatore della mod. Siccome ci sono state tante cose alquanto spiacevoli, la mod sarà rilasciata esclusivamente per il gruppo abbonati Telegram, quindi non dovete far altro che abbonarvi al canale e su Telegram avrete la password per la mod. Non dovete far altro che aprire il vostro FIFA Mod Manager. In questo caso dovete scegliere ovviamente FIFA 23, perché questa è una mod pensata e basata su FIFA 23. Una volta cliccato su FIFA 23 vi ritroverete una situazione del genere, senza alcuna mod. Voi non dovete far altro che trascinare la JD mod qui dentro attraverso il drag and drop, oppure fare import mod e scegliere la mod nella sua cartella di origine. Una volta fatto questo procedimento non vi resta che fare apply mods. Secondo passo importantissimo per far sì che la mod funzioni correttamente. Quindi una volta che avrete aperto ed estratto la cartella vi ritroverete questi due file. Poi non ci resta che copiare il file SCODE, importantissimo ragazzi, e poi lo installeremo all'interno del gioco. Quindi non dobbiamo far altro che andare su SCODES, dovete andare su documenti, FIFA 23, settings, e poi andare a incollare il file, che ovviamente io già ho perché è un mio file originale. Dopodiché non ci resta che avviare il gioco premendo su launch. Ecco qui, la mod è partita. Come vedete, già la schermata è ben diversa da quella solita di FIFA 23. Mi raccomando ragazzi, una volta che caricate il vostro profilo non dovete essere online, dovete cliccare su annulla, annulla e gioca offline, importantissimo. Secondo passo da fare una volta entrati nella lobby del gioco, andiamo sulla rotella, quindi su personalizza, profilo,
carica rose. Dopo aver caricato il file rose, vi faccio vedere le nostre squadre. C'è la Lazio con tutte le sue maglie, c'è il Napoli, c'è la Roma e c'è l'Atalanta. Adesso vi faccio vedere le squadre con le loro prime e seconde maglie. Eccoci qua ragazzi, questo è Napoli-Lazio, come potete vedere prima e seconda maglia per la Lazio, prima e seconda maglia per il Napoli e Roma-Atalanta, prima maglia per la Roma, seconda maglia per la Roma e prima e seconda maglia per l'Atalanta. Ora vediamoci un mezzo gameplay giusto per farvi vedere qualche dettaglio. Come potete vedere anche gli striscioni sono stati aggiornati, quindi nulla di diverso da quello che era anche la precedente mod di FIFA 22. Ecco qui ragazzi, questo è Muriel, come potete vedere, con la maglia dell'Atalanta. Rui Patricio, con la maglia della Roma, da come portiere. E questo invece è Gianluca Mancini. Ed ecco qua, come potete vedere, le nuove maglie. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento e soprattutto con un like. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdervi questa tipologia di contenuti e anche tanto altro. Inoltre vi ricordo anche di seguirmi sul canale Viola, dove appunto porto contenuti e rispondo a domande in diretta. Sicuramente ci saranno delle polemiche per il quale questo contenuto sarà rilasciato soltanto al gruppo abbonati, ma ragazzi capite bene che in quest'ultimo anno ho visto parecchi utenti a convenienza e sinceramente il mio obiettivo è quello di creare una community e non un semplice supermercato dove andare a prendere le cose, soprattutto senza passare nemmeno dalla cassa. Quindi spero che abbiate compreso questa metafora. Io vi auguro una buona continuazione, ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao ragazzi!